Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti al Pala Bianchini di Latina. Prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Silver. Questa sera la Benacquista Assicurazioni Latina affronta Recanati. Gara importante per i pontini che devono riscattare l'ultimo KO. Mentre Recanati, dopo il girone di andata che ha chiuso con 9 vittorie e 6 sconfitte, una delle quali proprio per mano di Latina nella prima giornata di andata. Latina vinse di 10 punti, ma questa è tutta un'altra storia. Primo tiro di Recanati preso da Pierini, pallone sul ferro e rimbalzo pontino che può dunque orchestrare la prima azione offensiva. Austin dentro, spalle a canestro, Reed va dentro e mette i 2 punti iniziali di questa gara. Sky Sykes contro Reed, si torna dal perimetro e allora Lowers prova a sfruttare il blocco sotto canestro di Mosley, poi ribaltamento, poi Zanelli prende la tripla, pallone sul ferro ma il rimbalzo è ancora marchigiano. Ancora Zanelli. Pallone deviato da Reed, dunque sarà rimessa laterale in favore della squadra allenata da Giancarlo Sacco. Zanelli per Mosley, prova a farsi largo, arresto e tiro di Mosley al limite dei 24. Palla recuperata da Latina dopo l'errore di Mosley. E dunque Latina che può ancora sfruttare questa azione offensiva. Reed per Cantone. Avanti blocca, poi fino in fondo Cantone, alza la parabola e mette dentro un bel canestro Carlo Cantone. Cantone. 4-0 Latina in un inizio di match dove c'è Nerazzurro. Ora prova ad andare via Sykes ma perde il pallone, poi rischioso questo rinvio di Cantone, ma Austin recupera palla e allora Uglietti dal perimetro, ancora Cantone, poi Banti dalla media, Banti, pallone sul ferro. Recanati con Lowers che ha recuperato il rimbalzo, poi c'è il fischio dell'arbitro, il fallo fischiato alla difesa di Latina. Primo fallo per Uglietti e primo fallo di squadra per Latina. Sarà rimessa per Recanati. Zanelli cerca ancora un compagno. Zanelli, Mosley, poi prova ad andare via Sykes, scarica per Pierini che ha una buona mano ma colpisce il ferro, poi ancora Sykes si appoggia al tabellone, nulla da fare, non sblocca il suo punteggio ancora Recanati. Allora Uglietti prova a sfruttare il blocco di Banti, il pallone finisce proprio a lui, ancora dalla media, niente da fare, 0 su 2 per Diego Banti, contropiede recanatese, fallo di Carlo Cantone, canestro valido, sblocca il suo tabellino la formazione di Sacco e in più ci sarà il tiro libero supplementare per Isaiah Sykes. ...7-14 al termine del primo quarto. Preciso dalla lunetta Sykes, dunque Recanati torna subito in scia, 4-3 Latina. Cantone vuole l'uscita dai blocchi di Reed, riceve Reed, poi Austin, si alza Austin, pallone nel cesto, primi 2 punti anche per Kyle Austin, 6-3 Latina. Riesce a prendere il pallone
Lowers che subisce il fallo e dunque secondo fallo di Uglietti e tre tiri liberi per Lowers. Ha provato a fermare la conclusione di Lowers, Uglietti lo ha fatto fallosamente e dunque c'è il cambio, fuori Uglietti già gravato di due falli e dentro Marco Portannese, nuovo acquisto della formazione nerazzurra, giovane guardia siciliana. Tanto Lowers mette il primo. Assegno che è il secondo, quindi due tiri liberi per Lowers, 2 su 2, Cantone, Austin, pallone dentro per Reed, spalle a canestro contro Sykes, raddoppiato, Reed non riesce a realizzare, due tiri liberi per lui. Matina che guida 6-5 a 6-31. Al termine del primo quarto, due liberi per Reed. Assegno il primo. Due su due per Drake Reed. Ora Sykes prova ad andare via per Mosley, si ferma poi Pierini, infrazione di passi di partenza di Pierini, dunque palla persa da Recanati. Latina può recuperare il pallone, Cantone, Cantone per Portannese, Austin affrontato da Pierini, Austin si gira e trova un gran canestro, Kyle Austin in arretramento, 10 Latina, 5 per Recanati. Partita piacevole, la Sykes va fino in fondo al canestro, a segno Sykes, si è appoggiato al tabellone, ha sfruttato la sua atleticità. Ora siamo dall'altra parte, Banti, Cantone, vuole ragionare con calma Cantone, allora va dentro, poi Banti, gancio di Banti, frenato il suo tiro ma va fino in fondo alla retina il tiro di Diego Banti, 12-7. Latina che dal punto di vista offensivo sta producendo bene. Zanelli prova subito la tripla, Zanelli a segno. Non molla Recanati che torna a meno 2 con la bomba di Zanelli. Cantone per Banti, Austin, Portannese riceve spalle a canestro, poi scarica per Cantone, la tripla, pallone che non entra ma Banti è al rimbalzo, Reed arresto e tiro, a segno Drake Reed. ...14-10 Latina, 4-40 al termine del primo quarto. Sykes, Mosley, Pierini fa girare il pallone sull'arco, poi Portannese prova l'anticipo, non riesce, ancora pallone per Recanati. Sykes frenato da Reed, ma è fallo del giocatore nerazzurro. Due tiri liberi per Sykes. Tanto dentro Terenzi per Zanelli. A segno Sykes con il primo tiro libero. A segno anche il secondo, preciso dalla lunetta. E ora Latina, nuovo possesso di palla, Cantone. Reed. Esce dai blocchi Portannese,
prova a sfruttare il blocco di Banti, ma si ricomincia. Austin, pallone che finisce sul ferro, niente da fare. Dunque si ricomincerà con una rimessa in favore di Recanati. Latina 14, Recanati 12, 4 minuti alla fine del primo quarto. Lowers prova ad andare dentro, scarica per Sykes, piedi a terra, pallone sul ferro però. Poi Mosley, l'ultimo tocco è il suo, pallone che esce e rimessa Pontina. Cantone va via alla marcatura di Terenzi, che commette fallo. Latina che ha 4 falli di squadra, mentre per Terenzi è il primo fallo, secondo di squadra di Recanati. Rimessa affidata a Reed. Pallone per Banti. Cantone. Va via Cantone, fino in fondo Cantone, stoppato. E allora può ripartire velocemente Recanati con Sykes. Lowers. Ancora Sykes in frazione di passi, anche stavolta i passi di partenza di Sykes. Palla ancora recuperata da Latina, che ha 2 punti di vantaggio. Cantone per Banti. Reed, esce ancora dai blocchi Cantone. Pallone per Banti. Banti va fino in fondo ma sbaglia la sua conclusione mancina. Lowers per Sykes. Punta Reed, triplicato, poi Pierini, palla sul secondo ferro. E allora contropiede Latina, Austin che riesce in un primo momento a controllare il suggerimento di Portannese, poi pesta la riga di fondo e palla persa da Latina. Pallone recuperato dalla formazione marchigiana. Lowers. Terenzi, ancora Lowers, tenuto da Portannese, va via Lowers, poi scarica per Mosley, il fallo su Mosley che non realizza ma potrà usufruire di 2 tiri liberi. Intanto fuori Cantone, dentro Santolamazza, si cambia in cabina di regia. Dentro anche Francesco Yedioa. E fuori Drake Reed. Realizza il primo tiro libero Mosley, che ha tra le mani la palla del pareggio. Così è, 14 pari. 2:30 al termine del primo quarto, gara equilibrata, piuttosto piacevole. Yedioa, pallone dentro per Austin, pallone deviato da Sykes. Dunque sarà nuovo possesso Latina, che avrà 12 secondi per gestire questo pallone. Banti per Yedioa. Yedioa va fino in fondo. Yedioa, fallo su di lui, pallone che non entra, ma 2 tiri liberi per Francesco Yedioa. Assegno il primo tiro libero di Yedioa. Mentre coach Sacco da qualche suggerimento a Sykes, sbaglia il secondo Yedioa, rimbalzo recanatese. Lowers.
Lowers, ma porta Annese, gli porta via il pallone, poi Lowers recupera la sfera, prova il suggerimento per Pierini dall'angolo, Pierini pallone sul ferro, ma c'è Mosley stoppato regolarmente da Diego Banti. Sarà rimessa Recanati. Pallone nelle mani di Lowers, Mosley, Sykes per Terenzi che prova a servire dentro Pierini che va comodamente a canestro e arriva il sorpasso Recanati, 16-15. Austin per Banti, Yedioa, pallone che non arriva a Austin, intercetto della difesa recanatese che può gestire questa azione offensiva. Lowers, scarico per Sykes, Sykes va fino in fondo a mettere due punti, 1:16 al termine del primo quarto, Latina 15, Recanati 18, time out richiesto da coach Bartocci. Si torna in campo, Bartocci ha operato anche il cambio sotto i tabelloni, fuori Banti, dentro Giannis, intanto pallone per Portannese che prova a scaldare la tripla, pallone sul ferro, rimbalzo di Mosley. Recanati che ha il pallone per allungare ancora, Terenzi, Pierini, Lowers, Lowers che finta la tripla, poi dentro per Pierini che si libera facilmente ma sbaglia, poi il canestro che sembrava davvero facile, Portannese, ancora lui, ci riprova la tripla, ancora sul ferro, poi batti e ribatti a rimbalzo, va via Sykes. Portannese prova a tenerlo, raddoppio di Giannis, infrazione di passi di Sykes e palla recuperata da Latina. Portannese che ha nelle sue corde il tiro dalla lunga distanza, 0-2 fino a questo momento però. Santo Lamazza. Dieci secondi per questa azione offensiva di Latina. Prova a sfruttare il blocco di Giannis, scarico per Yedioa, prova la tripla, pallone sul ferro, rimbalzo, grande lotta, alla fine la vince Terenzi. Lowers prova la tripla, la mette sulla sirena, la bomba di Lowers chiude il primo quarto, Latina 15, Recanati 21, pausa per noi. Di nuovo in campo per il secondo quarto di Benacquista Assicurazioni Latina Recanati Basket. Latina 15, Recanati 21. Pontini che avevano iniziato bene prima parte del quarto in ottimo spolvero, poi il ritorno di Recanati che ha stretto le maglie in difesa e ha concretizzato in attacco. Ora Giannis, pallone per Portannese, raddoppiato Portannese, poi Yedioa, Yedioa che prova ad andare fino in fondo e va a segnare nonostante l'ostacolo. Tina torna a meno 4, Sykes per Mosley, ribaltamento Lowers, prova ancora la tripla Lowers, tripla con la quale ha chiuso la prima frazione, Portannese prende il rimbalzo, poi ancora per Yedioa, infrazione di passi di Yedioa. Si può riprendere con Terenzi che ha combinato con Lowers. Ancora il play recanatese. Poi il fallo fischiato alla difesa Drake Reed. È il terzo fallo personale per lui e infatti Bartocci lo richiama subito in panca dentro Uglietti. Terenzi per Bouillet, anche lui neo entrato, fallo fischiato anche a Luca Giannis, primo fallo per lui, secondo fallo di squadra per Latina.
Eli Antonio, anche lui in campo, rotazione anche per coach Sacco. Guglielmo prova a sganciare la tripla, pallone sul ferro, poi lotta al rimbalzo, alla meglio Uglietti, va via Cantone per Iedioa, poi Portannese si fa spazio, pallone sul ferro, ma il rimbalzo stavolta è di Iedioa. Allora Cantone può gestire, prova a farsi sentire il pubblico. Portannese prova ad andare via, pallone che entra, continuità d'azione, canestro valido. Due punti per Portannese che si sblocca. Tiro libero aggiuntivo per il neo acquisto nerazzurro. Sbaglia Portannese, ma il rimbalzo è ancora suo, sbaglia ancora. Latina che ha due punti da recuperare, pallone in mano a Lowers. Terenzi scarica ancora per Lowers, pallone dentro ad Eli Antonio. Fallo su Eli Antonio. Fallo fischiato a Cantone, rimessa dal fondo per Recanati, fuori Portannese, dentro Santolamazza. Pallone per Eli Antonio che però non riceve. Palla persa da Recanati. E dunque Latina può gestire ancora con Iedioa, Santolamazza. Tanto doppio play in campo per Latina. Janes, Cantone, Santolamazza. Santolamazza prova un canestro molto difficile, poi fallo a rimbalzo di Guglie su Janes. Arbitri molto attenti. Rimessa affidata a Santolamazza. Cantone, arresto e tiro di Cantone, palla sul ferro, Latina che deve registrare qualcosa nelle percentuali offensive. Due punti da recuperare, 7:56 al termine del secondo quarto. Guglie va fino in fondo, ma Santolamazza lo ostacola irregolarmente. Primo fallo personale di Santolamazza, ma quarto di squadra per Latina. Lowers per Mosley. Guglie, poi Lowers ancora. Cantone, fallo fischiato a Cantone. Cantone che ha qualcosa da dire all'arbitro. Tanto sul cubo del cambio Austin. Fuori Cantone, dentro Austin. Due tiri liberi per Lowers intanto e bonus esaurito. Tanto un po' di confusione in campo. Conciliabolo tra i direttori di gara.
Intanto si può riprendere il gioco dopo un conciliabolo con il tavolo. Gli arbitri indicano Mosley come l'autore dei due tiri liberi. Sbaglia il primo Mosley. 7:48 al termine del secondo quarto. Realizza il secondo tiro libero e Recanati è in vantaggio di 3 punti, 22-19 sulla ben acquista assicurazioni Latina, che intanto ha esaurito il bonus. Austin esce dai blocchi Santo Lamazza. Pallone dentro per Giannis, spalle a canestro, si libera Giannis, palla corta e colpisce il primo ferro. Ancora qualche problema in attacco per Latina. Eli Antonio dalla media, sbaglia anche lui. Uglietti, blocco di Giannis, va dentro Uglietti, prova il canestro, palla sputata dal ferro. Tanti errori in questa fase. Terenzi va fino in fondo, Terenzi, poi tap-in vincente di Mosley. Recanati, che in questa fase sta facendo valere la sua grande atleticità. Yedioa, Santo Lamazza, prova la tripla, ostacolato Santo Lamazza, poi a rimbalzo Austin mette dentro. Proteste della panchina nerazzurra. Ad ogni modo Latina accorcia e torna di nuovo a meno 3. 21-24, Lowers, ribaltamento per Terenzi, tripla di Terenzi, palla sul ferro, il fallo fischiato a Luca Giannis, che ha spinto Mosley a rimbalzo. Un nuovo cambio pronto per la ben acquista assicurazioni. Fuori lo stesso Giannis, dentro Banti, tanto si accomoda anche Guillet, e in campo Sykes. Latina 21, Recanati 24, 6:21 all'intervallo lungo. Ancora due liberi per Mosley. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. 0-2. Totale 1-4 per Mosley. Ora Austin prende il pallone dalla lunga distanza, palla sul ferro, rimbalzo ancora di Mosley, poi contropiede Eli Antonio, sbaglia Eli Antonio, grande confusione in campo. Ora Santo Lamazza, che può gestire con calma, va via Santo Lamazza, fermato fallosamente. Fallo fischiato a Terenzi, autore del secondo fallo personale e terzo di squadra per Recanati. Uglietti per Santo Lamazza, scarica ancora per Uglietti. Uglietti arresto e tiro, pallone nel cesto. I nerazzurri tornano in scia con questo canestro di Uglietti. Poi Lowers dentro per Mosley, che va a schiacciare. Mette di nuovo le distanze Recanati. Allora Uglietti, pallone dentro per Austin, dalla lunetta mette il canestro del 23-26, del 25-26, quindi Latina di nuovo in scia. Eli Antonio scarica per Sykes, Sykes si appoggia al tabellone ma sbaglia, e allora Austin prova ad andare dentro, va fino in fondo. Pallone che non colpisce neanche il ferro, ma sul contropiede di Recanati. Fallo tecnico alla panchina della ben acquista.
che ha protestato per un fallo che, insomma, ci è sembrato abbastanza evidente su Austin. E dunque Lowers dalla lunetta a segno e palla a lato in favore della formazione marchigiana. ...4:46 all'intervallo lungo 25 Latina, 27 Recanati, che ha palla in mano Terenzi, tenuto da Uglietti. Lowers, santo la mazza, Lowers che tripla. 30-25, torna 5 punti di distanza Recanati. Latina cercherà di rispondere, Austin vuole fare tutto da solo, va fino in fondo, Austin si appoggia e va a segno. Sykes che va fino in fondo, poi il fallo fischiato a Lorenzo Uglietti. Anzi, fallo assegnato a Portannese, tanto dentro Pierini. Latina che si mantiene ad una tripla di distanza e Sykes dalla lunetta che può allungare ancora. Fallisce il primo. Realizza il secondo tiro libero. 4 da recuperare per Latina a 4 minuti dal termine. Austin prova in ritmo la tripla, pallone sul ferro, ma fallo fischiato a Pierini. Dunque 3 tiri liberi. Tanto direttore di gara va a spiegarsi con coach Sacco. Dalla linea dei liberi dunque Kyle Austin sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo Austin, che ha la mano piuttosto fredda. A segno il terzo libero, 1-3 per Austin e Latina, 3 da recuperare. 28-31, Terenzi, raddoppiato Terenzi. E Latina che prova a recuperare palla, bene Recanati, dall'angolo Lowers, poi Pierini dentro per Terenzi che perde il contatto con la palla nel contrasto con Santo Lamazza e palla recuperata dai nerazzurri. Fallo di sfondamento fischiato a Terenzi. E bonus esaurito anche per Recanati. 3:40 all'intervallo lungo, 28 Latina, 31 Recanati. Ben acquista assicurazioni con palla in mano Uglietti. Austin, pallone dentro per Santo Lamazza, poi scarico per Banti, pallone molto difficile, contropiede di Recanati con Sykes che va fino in fondo ma non realizza. Ci saranno 2 tiri liberi per lui per il fallo subito. Fallo di Austin. Sbaglia il primo Sykes.
realizza il secondo, percentuali comunque non trascendentali dalla lunetta per entrambe le squadre. Santolamazza, Uglietti, Portannese prova ad andare dentro, poi scarica Banti, Santolamazza va ancora dentro, Santolamazza poi stoppato regolarmente da Mosley, palla persa da Latina, bravo Mosley che lo ha aspettato. 3-0-6 al termine del secondo quarto, Latina 28, Recanati 32, time out, pausa per noi. Si torna in campo dopo il minuto di sospensione, 28 Latina, 32 Recanati, 3-0-6 all'intervallo lungo, palla in mano per i marchigiani, Zanelli tornato in campo, prova a disturbarlo Uglietti, Sykes, Pierini, esce dai blocchi Lowers, Lowers che scarica per Pierini, piedi a terra dall'angolo, non può sbagliare Pierini. 38-35, allunga Recanati, la reazione di Latina, Santolamazza, arresto e tiro, pallone che finisce sul ferro, lotta Diego Banti a rimbalzo ma perde il duello e palla recuperata da Recanati, più 7 per i marchigiani che stanno approfittando delle difficoltà pontine in fase offensiva. Sykes, Pierini, Lowers, Sykes prova a tenerlo Portannese, fallo di sfondo fischiato a Sykes. Terzo fallo per Sykes, che questo, a dire il vero, qualche dubbio rimane. Pallone recuperato da Latina intanto. Prima della rimessa pontina però fuori Sykes, come detto gravato di tre falli, e in campo Gurini. Santolamazza, Uglietti, Portannese, Uglietti, Austin, Banti, Banti contro Mosley, prova Banti, niente da fare, ma arriva al rimorchio Santolamazza e mette due punti. 35-30. Siamo già dall'altra parte, Gurini. Gurini che pesta la linea di fondo e Latina che riconquista la sfera. 1-32 all'intervallo lungo, 5 da recuperare per Latina. Portannese, Portannese cerca di fare tutto da solo, conquista un fallo e avrà due liberi a disposizione per accorciare ancora le distanze. Secondo fallo personale di Pierini. Realizza il primo tiro libero Marco Portannese. Due su due per Portannese, che dunque accorcia le distanze. Tre punti da recuperare per Latina. 1:15 da giocare. Lowers, ancora Lowers, preciso dall'arco, ristabilisce le distanze. E dunque più 6 per Recanati. Austin contro Pierini, si gira Austin dalla media, pallone difficile, poi Portannese cerca di lottare al rimbalzo ma si trascina il pallone fuori, palla recuperata da Recanati che può disporre di grande potenziale, tanti punti nelle mani in questi giocatori. Lowers,
Pierini si prende lui la bomba, palla sul ferro, e allora Latina può gestire questo pallone. Austin sotto canestro, si appoggia al tabellone Austin, pallone che gironzola sul ferro, poi esce ma c'è fallo su di lui. Il primo fallo per Mosley, due liberi per Austin. Fallisce il primo tiro libero Austin, percentuali molto basse per lui dalla lunetta quest'oggi. Sbaglia anche il secondo, ma il rimbalzo è pontino e quindi Portanese può provare la tripla, doppio ferro addirittura per lui. Poi a rimbalzo Austin cattura la sfera ma calpesta la liga e ci sarà una nuova opportunità per Recanati. 27 secondi da giocare, ci sono 3 secondi di discrepanza tra i due possessi. Zanelli, Lowers, Zanelli, pallone per Gurini che scarica per Pierini dall'angolo, sfallisce il tiro. Portanese Uglietti, però Uglietti mette 2 punti Uglietti perché aveva un piede sulla riga. Termina il secondo quarto, 35 Latina, 38 Recanati. Terzo parziale di gioco tra Benacquista Assicurazioni Latina e Recanati. Marchigiani avanti di 4 punti, 38-34. Dopo i primi due quarti. Prima palla proprio per gli ospiti. Zanelli scarica per Pierini, poi Sykes va dentro fino al ferro, va a realizzare 2 punti Sykes. Raggiunge quota 40. Formazione di Sacco. Uglietti prova a farsi largo, Uglietti poi trova un canestro incredibile, Lorenzo Uglietti, dopo aver subito il fallo di Lowers. Dunque canestro valido e tiro libero aggiuntivo per Lorenzo Uglietti, che ha provato a mettersi in proprio e ha trovato un gran canestro. ...9-28 al termine di questo parziale, e Latina in questo momento ha 4 punti da recuperare. Che diventano 3 con il canestro realizzato da Uglietti. Zanelli, pallone per Lowers. Si rinnova il duello con Uglietti, il fallo fischiato stavolta ad Uglietti, terzo fallo per Uglietti. Dunque rimessa recanatese. Lowers, pallone per Pierini, poi Sykes prova a far girare la palla sul perimetro, poi Lowers ancora per Pierini. Pierini che si porta a spasso il pallone e poi lo perde. Uglietti, Cantone, Banti. Banti vorrebbe aiuto da un esterno, poi arriva Cantone, va dentro ancora Banti, arresto e tiro di Banti, pallone sul ferro, il rimbalzo è di Uglietti, poi Reed, con calma si ricomincia. Austin prova ad andare dentro, Austin stoppata di Mosley,
poi contropiede Recanati con Lowers, Pierini spalle a canestro, poi si gira, insacca Pierini. Che stoppata di Mosley, due punti sul ribaltamento, non molla di un centimetro Recanati. Reed scarica per Austin, prova la tripla, a segno. Torna a scaldare la mano il giocatore a stelle strisce Pontino, 40-42 per Recanati. Si accende la sfida. Lowers che perde il contatto con il pallone, ma il merito è di Uglietti che glielo sporca e rimessa a Recanati. Zanelli prova ad andare dentro tutto solo, deposita comodamente, non tenuto da Cantone. E allora più 4 Recanati, lo stesso Cantone che prova ad andare via e guadagna un fallo. Il fallo di Zanelli, primo fallo per lui in questo match. 7:33 al termine del terzo quarto. Banti per Cantone. Cantone, Uglietti. Uglietti prova ad andare via Zanelli, prova arresto e tiro, ancora un gran canestro di Uglietti. Prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Poi Sykes per Pierini che prova da 7 metri, palla sul ferro e poi fuori. Latina che avrà l'opportunità di riagganciare questo match. Due punti da recuperare, palla in mano. Grande Lorenzo Uglietti in questo inizio di terzo quarto. Cantone, pallone dentro per Banti, si difende Banti, il fallo fischiato alla difesa. Ancora Zanelli, secondo fallo personale per lui. Terzo fallo di squadra invece per Recanati, rimessa ben acquista. Reed per Austin. Austin si gira, pallone che non colpisce neanche il ferro, ma il rimbalzo è ancora Pontino con Banti, niente da fare per lui. Poi ancora Banti, terzo tentativo, stoppata ancora di Mosley. Poi contropiede Zanelli, ribaltamento per Sykes. Prova a sfidare Austin, Sykes, poi scarico, pallone che arriva a Zanelli nel cuore dell'area. Non va, e rimbalzo Pontino, Cantone. Cantone va dentro, fallo in attacco di Latina, blocco in movimento per Banti che commette il suo primo fallo. Secondo fallo di squadra invece per Latina, che ha sempre due punti da recuperare, 42-44. 6:16 al termine della terza frazione e fallo fischiato a Cantone prima della rimessa, quarto fallo personale per Cantone. Tanto dentro Portannese, fuori lo stesso Cantone. Zanelli. Sykes prova a sfidare Reed, raddoppio su Sykes, poi arriva la correzione in volo di Mosley che dimostra anche sapienza offensiva oltre che averci mostrato due ottime stoppate. Poi Reed vorrebbe lasciar partire il tiro, niente da fare, allora serve Banti che si fa spazio. Banti, poi il fallo commesso dallo stesso Mosley su Banti che non realizza ma avrà due possibilità dalla lunetta. Fallo e Mosley, secondo fallo. Due tiri per Diego Banti.
Assegno il primo libero di Banti. Due su due per Banti, preciso dalla linea dei liberi. E Latina sempre con due punti da recuperare. 5.43 al termine del terzo quarto e Zanelli in transizione. Tanto arriva un altro fallo per Uglietti, quarto fallo anche per Lorenzo Uglietti. Situazione falli da tenere sotto controllo per Latina. Quarto fallo anche di squadra, Mosley. Pallone gestito da Lawrence, ribaltamento per Pierini, poi Sykes trova lo spazio per andare alla conclusione, lo trova ma sbaglia, Banti cattura il rimbalzo, poi Portannese. Reed si fa dare il pallone, va dentro, perde il contatto con la sfera, poi sbaglia, ancora Reed cattura il rimbalzo, prova il canestro rovesciato, tanta confusione, poi la stoppata di Mosley. Ma prima il fallo fischiato sempre a Mosley, prima della stoppata. Terzo fallo personale per Mosley e due tiri liberi per Reed. Realizza il primo tiro libero Drake Reed. E realizza anche il secondo aggancio completato della ben acquista assicurazioni Latina. 46 pari, 5 minuti alla fine del terzo quarto. Gara comunque che sembrerà, sarà in bilico probabilmente fino alla fine. Tanto la conclusione terminata sul ferro da parte di Recanati. Allora Latina che può addirittura passare in vantaggio concretizzando questa azione. Banti contro Mosley, infrazione di passi di Banti. Nuova palla gestita dalla formazione allenata da coach Sacco. Zanelli per Sykes, giro palla sul perimetro. Tanto il fallo fischiato a Santo Lamazza su Sykes che cade a terra ma si rialza prontamente. Fallo rinviato Santo Lamazza, secondo fallo. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus, dunque di qui in avanti ogni fallo porterà alla lunetta. Realizza il primo tiro libero Sykes. Assegno anche il secondo, 2 su 2 per Sykes. Tanto fuori Lowers, dentro Gouillet. ...4.45 al termine della frazione. Due punti da recuperare sempre per Latina. Reed, Santo Lamazza, Banti, ancora Santo Lamazza, prova il canestro in ritmo, mette il canestro Santo Lamazza, fuori equilibrio e fallo subito. Fuori Zanelli, dentro Terenzi. Santo Lamazza che può realizzare il libero del sorpasso. ...48 pari. ...49-48... E Recanati, palla in mano, Terenzi,
Guglie prova subito a sganciare la tripla, pallone sul ferro, rimbalzo di Banti. Santo la mazza. Portannese, Austin, spalle a canestro. Scarico per Portannese. Prova ad andare dentro Portannese, ancora uno stoppone di Mosley. Si fa sentire sotto le plance. Allora Guglie. Guglie. Poi Sykes scarica dall'altra parte, pallone sul ferro e poi rimbalzo di Austin. Santo la mazza. Va via Santo la mazza, arresto e tiro, alza la parabola, pallone sul ferro. Partita che si è accesa molto più veloce ora. Sykes va fino in fondo, mette dentro due punti e subisce il fallo. Sykes avrà un'opportunità dalla lunetta mentre Reed, che ha commesso fallo, si accomoda in panca. Entra Francesco Yedioa. Sbaglia il libero Sykes, dunque Recanati avanti di uno. Palla in mano Latina, Santo la mazza. Portannese, Yedioa, ancora Portannese. Yedioa, spalle a canestro, raddoppiato, prova a scaricare, Santo la mazza al limite dei 24, che bomba di Riccardo Santo la mazza. 52-50 Latina, la mano del capitano, pallone assolutamente non facile. Ora Yedioa guadagna una rimessa. Sporcando il pallone a Sykes. Latina che sta disputando una buonissima terza frazione di gioco. Austin. Ancora Santo la mazza. Austin prova la tripla. Austin assegna anche Austin. Latina più 5. Prova a creare un solco e ora infrazione di passi in fase offensiva di Recanati. 2-11 al termine della terza frazione, 55 ben acquista assicurazioni Latina, 50 Recanati, time out. Si torna a giocare dopo il minuto di sospensione richiesto da coach Sacco. Il break di Latina con due triple di Santo la mazza e Austin hanno portato Latina a guidare momentaneamente il punteggio, 55-50. In generale un'ottima prestazione dei nerazzurri questo terzo quarto, trascinati da un grande Uglietti e poi rimonta completata dal capitano e sorpasso. Ora Yedioa, palla in mano a Latina. Austin prova ad andare via. Austin si ferma, arresto e tiro, ancora Austin in trance agonistica, la ben acquista più 7. Ora Sykes che stava per perdere il pallone, poi lo riconquista e allora Guglie punta il canestro con il suo atletismo ma sbaglia e serve Santo la mazza. Recanati, confusione, ribaltamento, Portannese tripla sul ferro e allora contropiede Recanati. Pallone per Pierini che va fino in fondo e mette due punti. Prova a scuotere i suoi Pierini. Portannese, Santo la mazza. Ancora una tripla tentata, sporcata, e poi a rimbalzo è ancora Recanati, Terenzi. Prova lui, poi Mosley, pallone difficile.
che danza sul ferro e poi esce, ma fallo su Mosley, che avrà due possibilità dalla lunetta. Secondo fallo personale di Banti. A segno il primo libero di Mosley. A segno anche il secondo. E Recanati è ancora lì, ad una tripla di distanza. Santolamazza. Banti. Tanto il fallo fischiato a Gouillet. Portannese viaggerà dalla lunetta. Corto il primo. A segno il secondo. 58 Latina 54 Recanati. Partita ancora apertissima. Gouillet. Pallone per Pierini, poi ci prova dall'arco Terenzi, pallone sul ferro, poi lotta al rimbalzo che favorisce Latina. Santolamazza. 17 secondi. Discrepanza di un secondo tra il possesso pontino e il termine del quarto. Santolamazza per Yedioa. Prova a sfondare Yedioa. Niente da fare, errore sotto canestro per Yedioa. E alla fine il terzo quarto termina 58 per la Benacquista Assicurazioni Latina, 54 per Recanati. Pausa per noi. Si torna in campo per l'ultimo quarto di gioco tra Benacquista Assicurazioni Latina e Recanati. Latina avanti 58-54. Santolamazza, il primo pallone proprio pontino. Latina che ha forzato con un ottimo terzo quarto. Muglietti, Santolamazza e Austin, i protagonisti della rimonta e del sorpasso. Intanto si può riprendere a giocare. Santolamazza per Uglietti. Banti. Santolamazza. Ancora Banti. Scarica per Yedioa. Tripla di Yedioa, corta, ma ancora lui. Prova ad entrare in area. Scarica per Santolamazza. Austin. Bomba di Austin. Più 7 Latina. Grande protagonista Kyle Austin. Ora prova a reagire subito Recanati. Pierini, scarico per Zanelli. Si prende la tripla, la mette. Santolamazza rimane incollata, naturalmente Recanati, partita che probabilmente si... Gran canestro intanto di Santolamazza, si risolverà soltanto nei secondi finali. Lowers, combinazione con Mosley che va a canestro con prepotenza. Latina ancora più 4, 63-59. Anche Mosley, grande prestazione per lui. Oltre al bottino in attacco, abbiamo registrato 3 stoppate. Ora Uglietti per Banti. Prova ad andare fino al ferro, fallo su Banti che non realizza, ma avrà 2 tiri liberi. Fallo del numero 3. Quarto fallo personale.
Due liberi per Banti, 8 e 15 alla fine di questa partita. Mette a segno il primo libero Banti. A segno anche il secondo. Latina 65, Recanati 59. Latina che è stata brava a tenere Recanati nel terzo quarto. Squadra, come detto, che ha tanti punti nelle mani. Lowers che intanto pesta la riga, ostacolato nella sua azione, calpestato la riga laterale. Dunque palla riconquistata dalla formazione nerazzurra. Santo la mazza. Austin. Banti, circolazione dal perimetro. Santo la mazza, sfrutta il blocco di Banti, poi il fallo di Zanelli. È il quarto fallo personale di Zanelli, due di squadra per Recanati questo quarto quarto. Tanto rimessa affidata ad Austin. E fallo tecnico alla panchina di Recanati. Qualche parola di troppo forse. Si occupa del tiro libero Santo la mazza, a segno. Il tiro libero 67-56. Palla in mano a Latina. 66-59 per la formazione allenata da coach Bartocci. Uglietti prova a far girare il pallone Latina, va via Uglietti, si ferma, poi scarica e su Yedioa. Santo la mazza, 8 secondi per il termine dell'azione. Yedioa prova una realizzazione contro l'implacabile Mosley, non ci riesce, difende bene Mosley, poi palla contesa e il gioco dei possessi premia Recanati. Sarà possesso marchigiano. ...66-59 Latina, 7-18 al termine del match. Zanelli. Per Lowers, intanto fallo in attacco. Recanati non riesce a sbloccarsi. Fallo in attacco di Mosley. Quarto fallo per lui. Dunque anche sulla panchina recanatese si fa qualche conto per i falli personali. Uglietti per Banti. Austin. Santo la mazza. Santo la mazza va dentro, prova l'arresto e tiro, guarda che si arrampica sul ferro e poi Banti prova a catturare il rimbalzo, l'ultimo tocco è il suo, pallone che esce e possesso Recanati. Doppio cambio, fuori Austin, dentro Reed per Latina, mentre fuori Sykes, dentro Guglie per Recanati. Lowers. Lowers spinto da Santo la mazza, dunque fallo del capitano di Latina. Primo fallo di squadra per Latina.
Intanto si procede ad asciugare il parquet. 6:38 alla fine della partita, Latina più 7, 66-59, palla in mano Recanati. Zanelli, Lowers. Palla a Pierini che può tirare, pallone sul ferro, Reed. E Latina che può gestire un altro possesso. Yedioa. Pallone per Banti che prova dalla media, niente da fare, rimbalzo è di Yedioa che si appoggia ma sbaglia, poi Uglietti smanaccia e la palla finisce a Lowers. Latina che non ha concretizzato questa buona opportunità e poi il tap-in tentato da Mosley, grande energia al rimbalzo. Latina stavolta si fa trovare pronta. Quinto fallo per Zanelli intanto, che esce per raggiunti i limiti di falli. 5:56 al termine di questa sfida, 66 Latina, 59 Recanati, time out. Si riprende a giocare dopo il time out e pallone nelle mani della ben acquista Assicurazioni Latina. Uglietti, intanto Reed ha salvato un pallone destinato ad uscire. Uglietti, raddoppiato Uglietti, prova a farsi largo, poi prova ad andare lui, pallone sul ferro, rimbalzo nelle mani di Recanati, Mosley Lowers. Ora Terenzi che ha sostituito Zanelli, uscito per limiti di falli. Terenzi va fino in fondo, Terenzi, e si appoggia al tabellone. Due punti importanti per Recanati, meno 5 per la formazione marchigiana. Uglietti, Santo Lamazza, Banti dalla media, Banti, pallone sul ferro ma il rimbalzo è di Yedioa che subisce anche fallo. Recanati esaurisce il bonus e dunque ci saranno due tiri liberi per Francesco Yedioa. Primo fallo per Eli Antonio. Realizza il primo tiro libero Yedioa. Assegno anche il secondo. 6-8, 6-1. Latina in vantaggio di 7 punti. Lowers, pallone per Eli Antonio, prova ad andare dentro, Eli Antonio raddoppiato ma realizza ugualmente un bel canestro Eli Antonio. Santo Lamazza, tanto ancora un fischio arbitrale, ancora un fallo fischiato alla difesa, ancora Eli Antonio, secondo fallo personale, nuovo viaggio dalla lunetta per Yedioa. 4:41 al termine della sfida, fallisce il primo Yedioa. Un complessivo 3-4, 69 Latina, 63 per Recanati. Lowers. Lowers è fermato con il fallo da Santo Lamazza. Quarto fallo per Santo Lamazza e Bartocci decide di gettare nella mischia Cantone. Rimessa a Recanati, Lowers per Eli Antonio, prova a tenerlo Reed. Eli Antonio scalda la mano, Eli Antonio, secondo canestro consecutivo. 69-65. Uglietti combina con Cantone, poi Banti, ancora Uglietti, va dentro, poi scarica per Yedioa.
Tina che vuole un canestro in ritmo. Cantone prova a liberarsi. Che canestro di Carlo Cantone! Splendido utilizzo del corpo di Carlo Cantone. Tanto Lowers prova la tripla, pallone sul ferro. Il rimbalzo è di Reed che subisce il fallo e dunque nuovo viaggio dalla lunetta per Latina. Ma ancora ci stropicciamo gli occhi per il gran canestro di Cantone. Fuori Uglietti, dentro Portannese. Tanto due liberi per Reed a 3.52 dal termine della sfida. A segno il primo libero. A segno anche il secondo per Drake Reed. 73 Latina, 65 Recanati. Lowers prova a servire Mosley, tenuto da Banti. Mosley va dentro, fallo subito da Mosley. L'autore è Banti. Dunque ci saranno due tiri liberi per William Mosley, mentre Banti sale a tre falli personali. Mette il primo Mosley. Mette anche il secondo, 2-2. Intanto dentro Sykes, fuori Terenzi. Vuole tutte le sue bocche da fuoco in campo, coach Sacco. C'è da giocarsi il tutto per recuperare questa partita. Ora Latina in possesso di palla, Cantone. Portannese esce dai blocchi. Poi serve Banti. Va dentro Banti, a segno Diego Banti, in un momento importantissimo. Latina più 7, Sykes va dentro, poi scarica ad Eli Antonio. Lowers, ancora uno scarico per Gouillet, la tripla di Gouillet che finisce sul ferro. Ma c'è un fallo su di lui, ci saranno tre liberi per Osman Gouillet. Quinto fallo intanto per Cantone, anche lui fuori per raggiunti i limiti di falle. Realizza il primo libero Gouillet. A segno anche il secondo. Tre su tre per Osman Gouillet. E Recanati che torna a meno 5. Intanto fuori Yedio A, dentro Austin. 3 minuti e 1 secondo al termine della sfida. Appassionante fin dai primi minuti. E che, come abbiamo preannunciato, si risolverà soltanto negli ultimi secondi di gioco. Portannese, Banti per Austin, spalle a canestro, lo tiene Eli Antonio, si gira Austin, palla sul ferro. Dunque, nuova opportunità per i marchigiani con Sykes, prova a farsi largo Lowers. Ancora Lowers, scarica Eli Antonio, piedi a terra, tripla di Eli Antonio che ha avuto un impatto sul match devastante. Tanto un minuto di sospensione richiesto da coach Bartocci. Latina 75, Recanati 73, 2.28 al termine della sfida. Si torna a giocare 75-73, Latina più 2, ma ancora tanto da giocare, 2 minuti e 28. Rimessa di Portannese, ma
sulla rimessa il fallo fischiato a Guyer. Due liberi per Santo Lamazza. Anche Guyer ha quattro falli personali recanati, che ha esaurito il bonus già da tempo, e dunque Santo Lamazza si reca sulla lunetta per due liberi. A segno il primo libero. Due su due per il capitano della Latina Basket, e Latina che torna più 4, no worse. Pallone per Mosley, ancora un gran canestro di Mosley. Una schiacciata al volo sul suggerimento di Lowers, ancora due punti da recuperare ora Portannese. Vorrebbe sprigionare la sua tripla, nulla da fare, allora Reed dal cuore dell'area, Reed, canestro importante per Drake Reed. 79-75, Sykes. Ancora per Mosley, scatenato sotto canestro, Mosley che sbaglia, poi anche il tap-in. Santo Lamazza, Latina con un po' di affanno, esce dall'area di rigore, pardon, dall'area, e ora Santo Lamazza. Si fa sentire il pubblico. Santo Lamazza che prova ad andare via, Santo Lamazza si perde però il pallone, e allora il fallo di Uglietti sul contropiede di Sykes. Quinto fallo anche per Uglietti, costretto ad uscire dentro Yedio A. Bonus esaurito anche per Latina, e dunque andrà in lunetta Sykes. Un minuto e 16 secondi al termine della sfida, 79-75. Corto il primo di Isaiah Sykes. A segno il secondo libero, e dunque Latina più 3. Portannese. Esce dai blocchi Santo Lamazza, tenuto sempre da Guyer. Prova la tripla Santo Lamazza, la bomba di Santo Lamazza! Il capitano si è preso questa responsabilità. Lowers sbaglia lui la tripla, e il fallo poi di Lowers. Che bomba in un momento importantissimo. Santo Lamazza, grande protagonista di questa sfida. E poi il fallo su di lui di Lowers. E quindi anche due liberi dopo l'errore dall'arco proprio di Lowers. A segno il primo. Due su due per il capitano Riccardo Santo Lamazza, trascina Latina. Time out richiesto da coach Sacco, 84 Latina, 76 Recanati, 52 secondi e 93 centesimi al termine di questa sfida. Si torna in campo, ultimo minuto scarso di gioco di questa appassionantissima sfida tra Benacquista Assicurazioni, Latina e Basket Recanati. Latina avanti di 8, 84-76, e ora andrà in lunetta Dimitri Lawrence.
A segno il primo di Lowers. Due su due per Lowers. Dopo questo libero ancora timeout, stavolta chiamato da coach Bartocci. 84-78, 50 secondi e 36 centesimi al termine della sfida. Si torna a giocare, rimessa in favore di Latina. 84-78, 50 secondi e 36 centesimi da giocare. Pallone per Santo Lamazza, raddoppiato immediatamente da Lowers e Eli Antonio. Fallo fischiato proprio ad Eli Antonio. Terzo fallo per Eli Antonio e due liberi per Santo Lamazza. Sbaglia il primo Santo Lamazza. A segno il secondo, 85-78. Non perde tempo Sykes, che mette subito due punti. Reed prova a far scorrere il cronometro Latina. Santo Lamazza lo insegue in due. Santo Lamazza, poi il fallo di Mosley che prova a bloccare il cronometro. Quinto fallo di Mosley, che è costretto a lasciare il campo dentro Pierini. Ottima però la prestazione di Mosley, che ha mostrato qui al Palabianchini tutto il suo atletismo. Tanto Santo Lamazza, ancora due liberi per lui. A segno il primo. Due su due per il capitano Latina, di nuovo più sette. Lowers scarica per Gouillet, tripla disperata, a segno dall'angolo, gran canestro di Gouillet, marcato. Poi Pierini ferma Reed, che andrà anche lui in lunetta, ma che bomba di Gouillet. 20 secondi esatti al termine della sfida, ancora in bilico. A segno il primo di Drake Reed. Due su due anche per Reed, precisissimo. Lowers per Pierini, marcato Pierini. Allora scarica Gouillet, ancora una tripla di grande difficoltà tecnica, stavolta il ferro respinge e poi al rimbalzo il fallo fischiato su Sykes d'opera di Portannese. Terzo fallo anche per Portannese, due liberi per Sykes. A segno il primo. Sbaglia il secondo, il rimbalzo è Pontino. Ancora un minuto di sospensione a 9 secondi e 24 centesimi dalla sirena finale. 89 Latina, 84 Recanati. Si torna a giocare. Ultimo respiro di questo match davvero intensissimo. 89 Latina, 84 Recanati. Ancora 7 secondi e 66 al termine del match, ma Latina ha l'opportunità di allungare ancora. Quarto fallo di Eli Antonio e Banti avrà due liberi. Possono essere davvero decisivi a questo punto. Realizza il primo libero Diego Banti.
a segno anche il secondo, no, 91-84. Lowers. Lowers prova subito la tripla, anzi no, lascia Pierini, la tripla di Pierini a segno. Finisce il match, Latina torna alla vittoria. Terza vittoria su quattro partite della gestione Bartocci. Torna a scalare la classifica la squadra nerazzurra. Grande prestazione soprattutto nella seconda parte di gara. 91 Benacquista Assicurazioni Latina, 87 Recanati. Un saluto da Fabrizio Agostini e a risentirci al prossimo appuntamento casalingo con la Benacquista Assicurazioni Latina.